Ciao a tutte e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi farò una cosa un po' diversa, nel senso, come sapete, io faccio sempre degli ordini da Shein prima di ogni partenza, tipo tradizione ormai. Stavolta non è stato da meno, anzi ho preso un sacco di roba, voi non avete idea. Quindi ovviamente non vedo l'ora di farvi vedere tutto quanto. Spero ci sia qualcosa che magari può piacervi, così andate a dare una spulciatina. Però stavolta invece di fare il solito haul, ok, prendo le cose, ve le faccio vedere eccetera, le vediamo indossate e le commentiamo insieme. Ovviamente io sono una mid-size, dalla ML per la parte sopra, parte sotto più o meno idem, sono una 44-46, quindi magari questa cosa può esservi utile per quanto riguarda le taglie, perché poi su Shein, lo sapete, essendo un sito asiatico è un po' particolare. Prima parte parliamo degli accessori, cercherò di non dilungarmi più di tanto perché è veramente tanta roba, PS, tanta roba. Tornerò anche indietro perché o non mi sta, infatti vabbè, le cose che non mi stanno ve le farò vedere così, o non mi piacciono, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo ovviamente dagli accessori, li ho messi tutti in questa busta, almeno non me li perdevo. Stavolta ho voluto provare anche un po' di ciglia finte, non le avevo mai prese da Shein, tra l'altro sono anche quelle che ho oggi su, che adesso vi faccio vedere come sono fatte, perché sono comodissime ed hanno un effetto super carino, perché vedete sono tipo ciuffetti singoli. Questo qua è lo stile, vedete come sono fatte, sono proprio singole, lo incastrate in mezzo alle vostre e poi mettete il mascara. Ho preso sia queste tutte lunghe sia queste che sono un mix con i ciuffetti diciamo più classici. Poi ho voluto provare queste, costavano solo un euro e diciamo che l'effetto è molto simile a quelle che ho oggi, quindi hanno questi ciuffetti un po' più lunghi e rimangono abbastanza naturali. Ho preso quest'altro paio che è molto carino ma è un po' più lungo, idem questo qui che è anche leggermente più folto. Questo invece è un po' differente perché vedete ha questi ciuffetti un po' più scuri nella parte centrale, quindi tende a dare uno sguardo un po' più dolce. E poi queste che secondo me sono le più carine per tutti i giorni, che sono queste fatte soltanto per la parte finale. Poi ho preso una cover, sono sicura che provengano tipo da AliExpress perché vi faccio vedere, ne ho presa una da AliExpress ed ha letteralmente la stessa base. Questa è quella di AliExpress e questa è quella di Shein, cambio soltanto il pop socket. Comunque è lilla con appunto il pop socket che potete estrarre ed ha questa farfallina, è molto molto carina. Poi ho preso questi rasoietti che io utilizzo sia per sistemare magari le sopracciglia o sul baffetto magari quando vado di corsa. Io li prendevo su Amazon ma costavano tipo il quadruplo, ho detto proviamo questi, sono uguali, la stessa cosa. Come vi dico sempre, non è un ordine di Shein se non prendo un paio di occhiali, non lo so, è tipo tradizione anche questa. Questa volta in realtà sono stata un po' indecisa perché volevo un paio d'occhiali piccolo e quindi sono incappata in questo, ho detto carino, poi mi è arrivato, l'ho indossato e non ne sono molto sicura, fa molto Matrix sinceramente, oppure tipo avete presente i topolini di Shrek, quelli ciechi? Esattamente io, però fatemi sapere voi. E poi giusto qualche gioiellino, questa è la prima che viene così, è super carina perché ha i diamantini con le farfalline lilla tipo rosa chiaro. Poi sempre con la farfallina, questa che va più attaccata al collo, ha la catenina con sempre questa farfallina, questa anche ha le perline con il cuoricino qua fatto outline. Queste invece sono due catene, sapete che io esco pazza, ne avrò tipo, non lo so, penso una decina fatte così. Qui c'è un altro set che è composto da tre pezzi ma in realtà insomma li potete mettere insieme o separati. C'è questa qui con le perline, un'altra catenina e questa con la farfallina. Altro set, ma in questo caso diciamo l'ho presa principalmente per questa qui con l'orsetto, vedete ha una catenina semplicemente nera e poi c'è un orsettino, mentre l'altra ha tutte le perline con i fiorellini, è carina, però ha i dettagli in oro e io indosso solo gioielli silver argentati, quindi E l'ultima è questa qui, che secondo me è carina perché appunto io mi messo solo di nero, quindi magari da un tocco di colore, che è più plasticosa rispetto alle altre proprio come materiali. Ultimi accessori, cappelli. Questo qua mi sembrava troppo mio, cioè questo è letteralmente mio, nero, un po' strappatino, con le borchie, spillette, cose, cioè totale. Ed è fatto in questo modo, in realtà calza abbastanza
corto come fit, non vi so spiegare, cioè non è uno di quei beanie che insomma vi avvolgono, però io lo adoro. Questo qui invece è un berretto classico di quelli con la visiera, non ne avevo uno di questo grigio tipo antracite, è un grigio molto scuro, insomma un po' slavato. L'ultimo in realtà è quello che mi convince di meno, l'ho preso perché ho detto sì fammi provare eccetera, però e ovviamente il reso non si può fare, quindi male che va, penso lo regalerò a qualcuno, magari anche a Ross perché a lei piacciono questi berretti così, ed è fatto in questo modo ed ha tutta una cinghia qua. Ci sarà un piccolo switch, non mi vedrete più tanto in faccia, ma vedrete tutto il resto. Faremo prima tutti i capi di sopra, così in questo modo vi faccio vedere le cose divise per bene. Questa è la prima maglia, io adoro le cose oversize, lo sapete, quindi è bella larga. Mi piaceva un sacco perché ha la doppia manica, anche se è allo stesso tempo una maglia unica. Ha questi patch qua, queste scrittine, molto carine perché sono tipo in silicone. E mi piace veramente tantissimo. Questa è un'altra di quelle che adoro. E in questo caso, come vedete, è un po' trasparentina, quindi io ci metterò un toppino, una maglia o qualcosa. Solitamente non ho moltissimi capi d'abbigliamento bianchi, però questo è molto carino. E poi ho preso una di queste camicione, in realtà ce n'è anche un'altra che dopo vedrete. Questa qui invece è fatta tipo bicolor, quindi ha due colori, infatti nella parte dietro è divisa. Non è troppo pesante come tessuto, quindi mi piace, anche perché è molto morbida. Una volta che lavate le cose diventano molto più morbide. Ovviamente l'ho presa super over, come potete notare, infatti credo sia tipo un XL, una 1XL addirittura. Questa qui invece è l'altra camicia, che è molto simile all'altra, credo sia sempre la stessa taglia perché risulta più o meno uguale. Il pattern è molto carino, insomma, il solito. Però mi piace molto perché appunto ha un po' di colore ma rimane comunque scura. Infatti questa, come vedete, è della linea Curve ed è la 0XL, che a volte appunto quando voglio qualcosa di un po' più over lo prendo direttamente dal marchio Curve, così so che i fit sono un pochino più morbidi. Questo qui invece è un cardigan, l'ho preso perché me ne serviva uno che non fosse troppo lungo, perché io li ho tutti tipo super giganti, e mi piaceva un sacco il dettaglio dei bottoni così neri, perché a volte invece c'erano tipo marroncini un po' tartarugati, ed è veramente morbidissimo, cioè è super morbido, ma lo manderò indietro perché questo è troppo caldo, io ne volevo uno diciamo un po' più per le mezze stagioni. Questa qui è sempre una maglia over stile sportivo, mi piace tantissimo il colore perché è un grigio molto freddo, vedete, cioè sembra quasi tipo un blu virante al blu, molto maschile come stile in realtà. Dietro invece è plain, quindi non c'è niente. Tra l'altro è della linea Daisy di Shane, che se la trovate è quella un po' più high cost, diciamo, quella fatta un pelino meglio secondo loro. Anche questo toppino in realtà è molto carino, mi piace molto perché ha questa sorta di cutout con, vedete, le spillettine, quindi risulta molto particolare, secondo me, con tipo una delle camicie che vi ho fatto vedere prima, pure un cardigan, una giacca, qualcosa, è molto carina, insomma, anche da tenere così, io lo sapete. Ho un po' il disagio di avere le braccia scoperte, il problema è che è un pochino troppo corta per i miei gusti e ho preso già la misura più grande perché avendo tanto seno ovviamente altrimenti è un po' costrittiva. Poi io dovete sapere che esco pazza per questo tipo di toppini, come vogliamo chiamarli, copri spalle, non lo so. Tutto quello che è un po' over sempre, ma allo stesso tempo rimane corto, che potete stratificare sopra altre cose per rendere un po' più particolari, eccetera, eccetera. Altro giro, altro toppino un po' squadrato, particolare. Questo qui è nero, in realtà ha la parte bianca che poi sfora anche sotto, è sempre crop. Ed ha questa fascia qui con, vedete, tutta la parte scoperta, bellissima tra l'altro, vedete, proprio sul tattoo. Però anche qui troppo corta per i miei gusti, almeno, lo so che è un crop, quindi dite cosa ti aspettavi. Però non lo so, non mi convince e io sono molto tipo o mi convince subito oppure Prossima magliettina, questa qui sempre abbastanza cortina, diciamo arriva paro all'ombelico, credo, però rimane sempre corta. Qui ha la zip, che potete portarla sia chiusa così, vedete anche il collettino, però secondo me
carina messa così. Mi piace abbastanza, ma non è come la volevo, perché mi piacciono molto appunto queste fatte così, che hanno lo scollo un po' a V e poi il collettino, però questo non mi convince, sembra tipo un po' l'asciugamano della piscina. Questa qui invece è una maglia super basic, l'ho presa proprio da mettere sopra a qualsiasi tipo di pantalone che sia vita alta, perché vedete è sempre crop. È molto bella perché ovviamente enfatizza un po' tutto, essendo così elastica, no? Molto attillata, e ha il collettino fatto in questo modo, quindi non è né troppo alto né comunque basso. Io lo metterò tipo così, vedete, anche sotto a queste giacchettine così. Questo qui è il primo capo, che come vedete è una gonnellina. Adesso vi faccio vedere bene anche il sotto. È fatta in questo modo, è aderente, però vedete ha il doppio tessuto, perché sotto ha la vestaglietta, sopra ha la parte diciamo un po' più svolazzante e leggera, e arriva praticamente un pelo sotto le ginocchia. Ovviamente sono compresi anche i vestiti. Questo qui è il primo. Allora, l'unica cosa che non mi convince di questo vestito è il tessuto, perché è tipo di vellutino, molto 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 spesso, molto pesante, quindi non lo so. Anche con una cosa del genere, quindi una robina un po' più chiara, ci sta, anche perché sul sito l'ho visto indossare appunto dalla modella in questo modo e mi piaceva un sacco. Come lunghezza è abbastanza lungo, arriva molto 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 sotto le ginocchia. L'unica cosa che mi lascia perplessa è che qui ha tutto questo spacco, cioè è tipo tanto alto. Il prossimo capo è questo vestito, siete impazziti quando ve l'ho fatto vedere su Instagram. Noi magari con un po' più di curve tendiamo a nasconderci sotto cose più larghe perché pensiamo che sia meglio eccetera, e invece non è proprio così, nel senso, chi vuole si veste largo, perché anche io mi vesto largo perché mi piace lo stile e tutto, però effettivamente ci donano molto più cose attillate, tipo appunto questo vestitino. Questo ha le bretelline fatte così, è molto molto basico, nero, vi fa questo gioco qui, quindi cioè come vedete è proprio life changing. Questo qui invece è il pantalone che mi avete visto provare qualche giorno fa in uno dei vlog, siete tutti impazziti, quindi finalmente trovate link, codice e tutto. Come vedete è vita alta, cioè per intenderci io qui ho il mio tatuaggino della tigre, quindi arriva abbastanza alto. È un po' stretto in vita, però a me non dispiace, nel senso quando vi sedete vi fa il rotolino, però la panza c'è, questo è. Però è molto carino, ha il bottoncino, qua la zip, anche le fasce per la cintura eventualmente e le tasche, ma mi piace veramente tanto come calza. Non ho ancora ben capito che tipo di fisico ho proprio per quanto riguarda la shape, però ecco, non so mai come conciarmi le gambe perché non ho una gamba effettivamente affusolata, quindi questo tipo di pantaloni secondo me è perfetto. Calza in questo modo e vedete infatti rimane abbastanza morbido sulla gamba. Ecco, questo ve lo devo far vedere così perché non mi entra, essendo che è un tessuto non elastico, soprattutto nella parte della gamba proprio. Vedete, invece la vita è bella elastica, quindi non è quel problema. Però non essendo elastico sulla gamba, questo mi stringe particolarmente. Non mi piace proprio il fit, perché se fosse stato un po' più ampio, un po' più morbido, forse l'avrei anche tenuto perché mi piace questo pantalone. Questo qui è il prossimo pantalone, che come vedete è l'elastico in vita, cioè super super largo. Il problema è che questo è un tantino troppo largo anche per i miei standard, nonostante a me piacciono, però questo qui soprattutto quando si chiudono così a palloncino sopra, vedete, fa una forma strana. Questi tre purtroppo non ve li posso far vedere perché proprio non mi entrano. Di gamba sono larghi ma sono stretti di vita, quindi ovviamente non passano il booty check, chiamiamolo così, ecco. Vi metto le schermate insomma di come dovrebbero apparire. Se avete sicuramente una figura un po' più esile vi stanno sicuramente meglio, altrimenti io avrei dovuto prendere una misura ancora più grande, ma poi la gamba sarebbe stata troppo larga, quindi insomma mille casini. È andata così, va bene così, tornano anche questi alla loro casina d'origine. Quindi questo era tutto per questo video haul barra try on haul, cose indossate eccetera eccetera. Fatemi sapere qua sotto se vi ha intrigato in modo particolare qualche capo, se c'è qualcosa che dopo aver visto questo video andrete a comprare. Vi lascio appunto, ripeto, tutti i link qui sotto. Controllate bene perché ogni tanto poi io leggo nei commenti: "Ila, ma dove sono i link? Non ci sono, non si apre." Io li metto sempre, quando lo dico lo faccio, quindi controllate. Se non vi si apre dal telefono, perché a volte non so perché
il link in bio arriva fino a un certo punto, andate sul computer. Mancano pochissimi video e inizia la nostra avventura in Corea, quindi rimanete sintonizzati se vi interessa. Io vi mando un bacione ancora e ci vediamo presto.